Quanto è alto Tony F? È probabilmente la domanda più gettonata di questa estate in ambito gossiparo, dopo che il trapper è stato visto al fianco di donne famose come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. La risposta è molto semplice e ce l'ha fornita Google. 1.71. Un'altezza che è stata giudicata da alcuni sotto la media e per questo presa di mira. Sotto un video in cui Tony F dichiara di amarsi e piacersi esteticamente, nel dettaglio ha detto: "Mi guardo sullo schermo e dico: come ho fatto a diventare così bello?" NDR, alcuni utenti hanno ironizzato sulla sua altezza prendendolo apertamente in giro. Un clima che non è affatto piaciuto a Maria Sofia Federico che, tornata nelle vesti dell'influencer attivista dopo la parentesi nell'Accademia di Rocco Siffredi, ha detto una cosa giusta e sensata. Basta fare body shaming. È sbagliato cercare di buttare giù qualcuno che si ama in una società come la nostra che ci vuole eternamente insicuri. Ma poi, quando smetteremo di far sentire sbagliati gli uomini per il loro corpo? Questi commenti rafforzano delle aspettative tossiche sulla mascolinità. Tony F, com'è nella realtà secondo Emma Marrone? Ho lavorato con Tony la scorsa estate e sì, il pezzo parlava della Fai 1C4 e della donna, però lui nella vita reale, lui è la persona più sensibile ed educata, ha dichiarato Emma Marrone, raramente sono stata trattata come una regina come ha fatto lui con me. Di un'educazione e una sensibilità. Quello è il suo genere, è il suo claim. Poi c'è gente che magari sono, sole, cuore, amore, e nella vita sono dei pezzi di M3RD4. Bisogna distinguere il genere da quello che poi la persona è nella vita reale. Perché quelli che mi insultano sui social hanno le foto dei gattini, di Padre Pio e della preghiera a Lourdes, però poi mi scrivono, B4 starda devi morire. Quindi non possiamo relegare a un genere musicale le problematiche sociali in Italia e nel mondo.